Disneyland. E come pensate che andrà a finire questa giornata? Benissimo, io spero benissimo. Ebbene sì, noi del Santa Maria qui a Disneyland Paris, a voi le immagini. È da tanto tempo che lavora qui al resort di Paris? Sì. È stanco? No. Quarto giorno della gita a Parigi, oggi visiteremo l'Arco di Trionfo, le Champs-Élysées e la Galleria Lafayette. E sento che c'è qualcuno dietro, no, non c'è nessuno, chi era quella presenza? Non lo so. Mi sento strana qui a Parigi e comunque oggi visiteremo questi posti molto interessanti, siamo già stati al Louvre e buona gita a tutti quanti. Marilu, come sta andando questa gita? Beh, abbastanza bene, anche se purtroppo io sono abituata a dormire fino a tardi e alzarmi tutti i giorni presto è veramente una tortura. È pesante. Tantissimo. Di tutti i posti di Parigi, qual è quello che ti attira di più? Beh, il Louvre è stato molto interessante, anche perché ci tenevo a vederlo comunque. Disneyland è stato spettacolare. È Disneyland. È Disneyland, insomma. E poi mi sarebbe piaciuto tanto vedere Versailles, purtroppo non è possibile. Peccato. Peccato, tantissimo. Dato che la gita non è ancora finita, cosa ti aspetti? Mi aspetto una bella dormita. C'ho tanto sonno, non ce la faccio più. E stasera si fa festa. Sì, sì, fino a tardi. Riccardo, lo sai bene. Bene, grazie. Ciao. Giulia e Federica, come sta andando la gita? Abbastanza bene. Bene, bene. Un po' stanche. Di tutte le attrazioni di Parigi, qual è quella che vi attira di più? La più bella, la Torre Eiffel. Disneyland. Godetevi il panorama, a parte le macchine e lo smog che c'è praticamente ovunque, ma è una visione molto bella. E la gente qui passa, ci fissa, sembriamo degli alieni, è una cosa spettacolare. E zoom sulla statua perché adesso mi sto vergognando, ok? Siamo sulla strada degli Champs-Élysées, una via lunghissima piena di molti negozi che i parigini adorano. Ah, vi abbiamo beccato qui, shopping da Cartier. Stavamo vedendo questa bellissima vetrina. Cosa vi interessa qui dentro? Collane, gioielli? Purtroppo costa tutto troppo. È una grande pecca di Parigi. È bello da vedere, anche se costa. E tu? Io anche osservavo le collane, che costano veramente tanto, però sono molto belle. Solo i ricchi se lo possono permettere, basta. Le Champs-Élysées sono un posto di ritrovo per molte persone, ci sono ristoranti, McDonald's.
nostra società. Ci piacciono i polli, la bacca e le galline, perché sono senza spine, non so come baccalà. La società dei magnacci, la società dei ragioni.